Eccoci qua, ogni giorno qualcosa di nuovo nel sito chiaretondo.tv. Io volevo dirti che ho visto la settimana passata, due settimane fa, la partecipazione anche di Stella con te in studio. Gli darei sempre una bella zufolata. La ma gliela do, Ah, gliela dai? No, 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 pensavo che, insomma, ma parliamo, non ci pensasse parliamo dei nessuno. Servizi. Piero Franchini... No, ma io parlavo di servizi. Piero Franchini, sì. Inizia la storia di Arezzo a modo suo, fatto di ricordi e di immagini. E quindi oggi abbiamo una cosa che non è solo ironica e scherzosa, certo. Ma è anche... può essere... Sì. Come paraculerebbe sì. De André, digliela ora, digliela Piero, digliela ora. Dopo una cazzata digliene ancora. E quando l'avete visto ci sarvede fra mezz'ora. Fino che tu non lo vedrai a sangue, cade la terra e coprire il suo sangue. Du somari. Proprio. E allora, visto che vi avevo promesso che Piero Franchini ci avrebbe raccontato di Arezzo, cominciamo col dire che innanzitutto è la città, è il comune dove sei nato tu, no? No, io non sono nato ad Arezzo. Quindi sei un adottivo? Io sono nato a Castiglion Fibocchi e quindi... Dove? Il discorso è questo, io sono nato per caso prima di tutto, perché la mia mamma ha rotolato tutto il Prato Magno per scansare le bombe e le cannonate. Quindi sono nato proprio... Che anno era? Era l'anno 44. Quindi il 44 cominciamo a collocarlo, fine della seconda guerra mondiale, esatto. Bombardamenti, c'erano i cosiddetti sfollati, giusto? C'erano i cosiddetti sfollati, la mia mamma infatti era sfollata e raggiungeva sempre una casa che si chiama Casale, che è tra Castiglion Fibocchi e Talla, quindi nelle montagne del Prato Magno. E dunque sono nato in una stalla come uno molto ma molto più famoso e più buono di me. L'avevo già sentita questa storia. Sono nato in una mangiatoia. In una mangiatoia. E dove c'era... Il babbo come si chiamava? Si chiamava Mario, non Giuseppe. Si chiamava Mario. E quindi in questa stalla c'era di tutto quello, mancava il bue e l'asinello, però c'era tutte le altre cose, quindi compreso la sporcizia, e quindi immaginate un po' l'igiene come sarà stata. Però era il luogo più pulito di quella casa, perché i tedeschi se ne erano andati e avevano lasciato di tutto e di più. Era il luglio del 44 e quindi io sono nato il 21, sono stato segnato il 30 luglio, quindi io festeggio il compleanno una settimana. No, la festeggio dal 21 al 30. Però devi sapere una cosa, Piero, che in Liguria, per chiederti se sei matto, ti chiedono: ma sei nato il 21? C'è un motivo, perché il numero 21 nei giorni dell'oroscopo è una cuspide, cioè a cavallo tra due segni zodiacali. E io sono nato il 21 e sono anche matto. E qui comincia la tua storia in Arezzo. Sì, comincia la mia storia, diciamo, prima in Castiglion Fibocchi, poi nel piccolo paese di Meliciano, dove ho fatto tutte le mie scuole elementari, con una grandissima maestra che ricordo ancora, quindi che si chiamava Maria Luisa Mori Salin. E quindi che ho fatto tutte le cinque classi con lei. E vi dirò una cosa, che ero anche bravino, perché in quinta classe ho vinto anche il premio provinciale che la Banca Popolare dell'Etruria faceva sui temi del risparmio. E quindi ho fatto un tema e ho vinto il primo premio. Quindi fui premiato negli anni 53 e appunto alla sede della Banca Popolare. Senti, quando hai capito che avevi il pallino di fermare i ricordi, di fermare questi ricordi? Dunque, subito dopo, negli anni 54-55, quando io ho finito la scuola, già si cominciavano a nascere le prime fabbriche. E quindi cominciava a nascere la Castiglion Fibocchi, la Fiboc, la Dormire, e poi dopo il Soldini a Capolona, lo Zucchi, e quindi queste fabbriche cominciavano a prendere tutti i giovani. E io però sono sempre stato un tipo che di andare a lavorare in fabbrica non mi andava, quindi grandi lotte con i miei in casa, perché tutti i miei perché amici allora andavano la fabbrica era il posto sicuro, sicurissimo, era il posto che
La gioventù si divideva tra quelli che lavoravano la terra e quelli che avevano la fortuna di andare, cominciare ad andare in fabbrica a fare un lavoro sicuro, tanto più che la 1R, che era la Gori e Zucchi, poi è diventata la prima fabbrica d'oro del mondo. Esatto. Comunque, ecco, l'agricoltura, diciamo che in quel momento cominciava a essere penalizzata. E perché? Perché i giovani venivano invogliati e incitati dai politici. Io mi ricordo un comizio del povero Fanfani, dove diceva appunto che ai giovani li raccomandava di andare a lavorare nelle fabbriche, perché era il momento che dovessero, per dire, cercare di fare la loro vita, perché c'era, si iniziava questa grande ricostruzione che era il dopoguerra, e quindi ecco, la gente doveva abbandonare le campagne, quindi i giovani andavano a lavorare in fabbrica. Questa fetta di cammino io per oggi la fermo qui, perché abbiamo accompagnato Piero Franchini dalla nascita, quindi la madre che viene dal Casentino, guidata dai bombardamenti, lui nasce, fa le elementari, vince questo premio e non ha voglia di andare a lavorare in fabbrica, ha voglia di essere un creativo. Esatto, io ho preferito rimanere per un po' a fare l'agricoltore.